libro che vi devo fare io il benvenuto. Signora, sarà poi così, quando vedremo il Signore vedremo la luce, quindi se prendo... faccia già un po' d'allenamento, perché sennò... Allora, attenzione bene, questa è la chiesa più fresca di Biella, quindi se qualcuno di voi soffre di caldo, si stringa vicino al vicino, così liberate anche dei posti perché è pieno, mi raccomando. Quindi se vedete che iniziate a sentire un po' fresco, dici mi stringo, magia, si libera anche un posto per qualcuno. Allora, sono contento, qua è la seconda uscita pubblica del progetto Agape, la prima l'hanno fatta a Gio San Biagio, a ottobre, questa è la seconda, siamo onorati che nel nostro territorio ci siano già state due uscite del progetto Agape, le prime due, i primi due passi di questo progetto, e siamo contenti che ad accompagnare questo secondo passo del progetto Agape ci sia Paolo Curtas, facciamo un bel applauso. Benvenuto dalla Valle d'Aosta, devi sapere Paolo, non lo so, sai che ogni tanto tra la Valle d'Aosta e Biellese nasce l'idea di fare una galleria che dalla Valle di Cressonei passi, ecco, lui magari voleva fare la galleria, ma non ha fatto il giro largo. Comunque benvenuti in questa chiesa di San Nicola, che abbiamo appena, l'altra settimana abbiamo restaurato la facciata, abbiamo inaugurato il restauro della facciata, e comunque è una chiesa, qualcuno diceva non sapeva che fosse aperta, è aperta dal 2003, Nel 2003 si diceva messa tutte le domeniche d'estate, e però abbiamo aperto adesso la stagione, le messe inizieranno tra due settimane e siamo contenti che ad aprirla sia questo progetto Agape. Io altro non ho da dire, godetevi la bella serata, cercate, e ripeto, se poi dopo un po' avete un po' fresco, stringetevi e si libera il posto per il vicino. Buona serata a tutti!
Prima però dobbiamo forse sgomberare la nostra mente da alcuni pregiudizi che pure ci portiamo dentro, cioè una vita felice è una vita senza guai. Magari, ma non succede, non è mai successo a nessuno, di noi qui dentro. Eppure è curioso perché il nostro mondo un po' ci prende in giro dicendo ma no, c'è qualcuno che è felice, e tutti noi a roderci dicendo chissà come mai. E così non so voi, ma spesso poniamo condizioni alla nostra felicità, vero? Diciamo, ah, se fossi più giovane, più bello, più in salute, più snello, se avessi un'altra moglie, un altro marito, altri figli, fossi nato in un'altra città, se guadagnassi di più, se fossi riconosciuto di più, allora sarei felice. Sicuri? Ci vuole così poco? Invece non è così. Sappiamo bene che la nostra felicità è qualcosa di molto più profondo, che non bastano le cose, poi certo, se sono in salute è meglio. E ve lo dice un malato. Poi certo, se ho un lavoro che mi dà soddisfazione e non mi permette di fare la fame, è meglio che scoperta. Ma molto spesso poniamo condizione alla felicità, vero o no? E cioè alla fine procrastiniamo sempre. E col passare degli anni un po' ci inselvatichiamo e poi diventiamo più vittime e poi pensiamo, ma in fondo tutti ce l'hanno con me. Anche Dio ce l'ha con me. Una cosa molto interessante, meditando la parola di Dio, che ho scoperto è che
Nel tempo di Pasqua, che abbiamo appena concluso da poche settimane, esiste una sorta di, come dire, cammino di iniziazione alla felicità. Chi peggio degli apostoli, dei discepoli e delle discepole? Chi peggio di loro che hanno visto d'improvviso arrestato, ucciso, crocifisso e sepolto il loro maestro? E loro sono stati costretti a scappare, a fuggire, e tutto è crollato come una grande illusione, un grande pallone gonfiato, qualcosa che d'improvviso esplode senza che neanche l'avessero immaginato. Ed è proprio da questa tristezza che i Vangeli osano partire. È come se la risurrezione di Cristo, che non è vivo nella nostra memoria, sta la vittoria, che non è vivo nei nostri pensieri, Gesù è veramente il per sempre vivo, è risorto, è veramente il figlio di Dio, è ciò che diceva di essere. Eppure questa notizia, per essere accolta, ha avuto bisogno di tempo. E se ci pensate, le apparizioni del risorto nei Vangeli sono proprio questo, una sorta di cammino di conversione alla gioia. Perché una cosa ho scoperto nella mia vita, che la gioia cristiana è una tristezza superata. La gioia cristiana è una tristezza superata. Non solo un'emozione, sono belle le emozioni, ma poi vanno e vengono, e nemmeno noi sappiamo bene da dove arrivano e dove vanno o no. Invece, riflettendo e leggendo i Vangeli del risorto e poi ancora dell'apparizione del risorto, scopriamo davvero che anche loro, Pietro e Giovanni e Tommaso e Natanaele e Maria di Magdala e tutti loro, sono partiti da una situazione di disperazione per arrivare a una pienezza di gioia, una gioia talmente grande, talmente forte, che alla fine hanno preferito morire piuttosto che lasciarla cadere, piuttosto che abbandonarla. Pensate ai racconti del risorto, i racconti della risurrezione. Noi non sappiamo cosa è successo, perché questo evento è successo di notte e non c'era nessun testimone. È curioso, vado a memoria, quando il primo evangelista Marco ci racconta di queste donne, che è un elemento comune di tutti e quattro i Vangeli, che vanno per rendere onore al cadavere di Gesù. Ecco, a volte ho l'impressione che il nostro cristianesimo sia un po' così. Rendiamo onore a un cadavere. Non celebriamo vivente. Ed è interessante perché nel Vangelo di Marco, ad esempio, quando loro arrivano, Gesù non c'è, la tomba è vuota e nella tomba, seduto, non c'è un angelo, ma c'è un giovane. È l'unico che dice Marco, c'è un giovane. Un giovane che accanto a sé un lenzuolo e dice, voi cercate il crocifisso, non è qui, è risorto, andatelo a dire agli altri, andate in Galilea, là lo vedrete. Ed è curioso perché in maniera un po' brusca Marco conclude col fatto che le donne sono talmente spaventate che se ne vanno e non dicono niente a nessuno, fine del Vangelo. Ovviamente non è andato così se noi siamo qui stasera. È un po' come sulla scena, nemmeno le donne che pure erano presenti sotto la croce, nemmeno loro sono state capaci di portare l'annuncio. Chi rimane allora? Quel giovane, quello strano giovane che abbiamo incontrato anche meditando il Vangelo di Marco proprio all'Orto degli Ulivi, ricordate, questo giovane che di notte va a vedere che succede, vestito di un lenzuolo, trambusto, scappa via spaventatissimo e lascia il lenzuolo in mano ai soldati. Dovete sapere che il Vangelo di Marco probabilmente veniva letto la notte di Pasqua, per intero, là dove i giovani catecumeni ricevevano il battesimo, un po' come se Marco e dietro di lui Pietro, ha suggerito il Vangelo, stesse dicendo adesso sei tu il testimone della risurrezione, sei tu che sei stato battezzato, sei tu che hai fatto questo percorso. Bellissimo poi il dettaglio di Matteo, ricordate che è l'unico che cerca di raccontare in maniera forse un po' cinematografica la risurrezione, con addirittura la pietra che si ribalta, il terremoto, non c'è stato nessun terremoto, né la crocifissione né la risurrezione, ma è come se Matteo dicesse l'incontro con Gesù che si dona sulla croce, Gesù risorto, è un terremoto. E le donne che vanno al mattino hanno una preoccupazione, chi è che ci sposta la grande pietra? Papa Francesco ce l'ha ricordato quest'anno, una cosa che dico spesso e mi piace. Qual è la pietra che impedisce a Gesù di essere vivo nella tua vita? Qual è la pietra?
è lì che ti fai giri di testa dicendo no, ma se c'è questa roba qua io non posso essere felice. E quando arrivi l'angelo l'ha ribaltata, un po' strafottente quell'angelo di Matteo, perché dice alle donne: voi cercate uno che è morto, non è qui. Molto spesso la nostra fede purtroppo crede in un Gesù che però è morto, è lontano, è solo chiuso nei nostri riti, non è vivo e presente. Allora le donne fanno quello che noi dovremmo fare, dice Matteo, abbandonato in fretta il sepolcro, abbandonato in fretta il sepolcro. Mi piace questo angelo che ribalta quando noi diciamo questa cosa qua è un peso troppo importante per la mia vita, non riuscirò mai a superarlo. E lui ribalta la pietra, si mette sopra a prendere soldi e dice: qual è il tuo problema, scusa? A questo, capito? La gioia cristiana è una tristezza superata. Non c'è morte, non c'è pietra, non c'è tragedia che possa impedire a Dio di essere vivo. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Lo stesso splendore del giorno ti invoca.
Sono Davide. Per un attimo, visto il tema della serata, ho pensato che mi aveste invitato perché mia figlia si chiama Letizia. Vabbè, a parte la battuta, volevo consegnarvi una parabola di Gesù, che spero non sia una scaletta di Padre Curtaz, che è molto vicina a quello che ho vissuto. È la parabola di quando Gesù paragona il regno al tesoro nascosto. Poi vi ricordate che è trovato dal contadino, che poi pieno di gioia va a casa, vende tutto quello che ha e ritorna e compra quel campo. Io da neogenitore di due bambine piccole mi sono ritrovato in questo contadino, perché le mie bambine ho scoperto che sono un tesoro bellissimo. Ho venduto tutto quello che ho, perché da piccole ci ho messo anima e corpo nel dare tutto a loro. Lo sto dando ancora oggi. E oltre a questo, il dono che mi ha fatto il Signore è essere passato da una situazione in cui pensavo solo a me stesso, invece adesso in cui mi prendo cura dell'altro. Questo è bellissimo ed è la gioia che il Signore, come ha detto Don Paolo, ci dà, un cammino verso la gioia. Che noi spesso pensiamo che questa letizia, questa gioia sia dovuta alle situazioni esteriori, anche belle, come una gratificazione lavorativa. Certo, questo ci dà gioia, però la vera gioia del cristiano, come ho visto, ho appreso dalle scritture e anche prima da Don Paolo, è la consapevolezza, ricordarci che noi siamo amati e non saremo mai soli, qualunque cosa accadrà, anche nelle situazioni difficili, nella sofferenza. Io domando al Signore questa capacità di gioire. Volevo consegnarvi per concludere una citazione di Madre Elvira, che ho avuto la fortuna di conoscere, non so se la conoscete, la fondatrice della comunità Cenacolo. Lei diceva il sorriso, l'amore che uno ci mette nel sorriso provoca, aumenta la vita negli altri. Pensando a stasera, volevo consegnarvi questo, perché è un gesto molto semplice, molto gratuito, che però arricchisce l'altro e può donare, può far cambiare la giornata a chiunque. Spesso io non lo faccio e spero di chiedere al Signore l'aiuto per farlo di più. Grazie, vi ringrazio per avermi ascoltato.
La gioia cristiana è una tristezza superata. Dobbiamo abbandonare in fretta il sepolcro. Non c'è che un modo per superare il dolore: non amarlo. So che qualcuno resterà turbato da questa affermazione, ma ovvio che io non amo il dolore, sicuro. Il dolore a volte ci dà un'identità, ci pone in una condizione. Allora mi viene in mente un brano bellissimo del Vangelo, che è al capitolo 5 di Giovanni, quando Gesù va alla piscina di Betesda, Bethesda. Lì nella piscina di Betesda, che era una serie di vasche che raccoglievano acqua di sorgente, acqua piovana, per lavare le pecore che poi venivano inoltrate al tempio per essere uccise, c'erano un sacco di persone, malati soprattutto, perché i malati, so che fa strano, ma non potevano entrare nel tempio perché considerati puniti da Dio. E lì questo gruppo di disperati, di senza speranza, di poveri che tra loro lottano per entrare per primi dentro questa vasca d'acqua, quando una corrente smuove le acque, si pensava fosse un angelo, pura superstizione, pure Gesù è presente. E quando lì vede questo paralitico, Dio ci vede benissimo, anche quando stiamo male, è lì da 38 anni. E Gesù si avvicina a questo paralitico e pone la domanda più scandalosa dell'intero Vangelo: vuoi guarire? Ma mi prendi in giro? Certo che sì, sicuro, sicuro, sicuro. Per quest'uomo guarire avrebbe voluto significare, significava ricominciare da capo, trovarsi un lavoro, accettare il fatto che tutti avrebbero detto hai mentito per 38 anni. Avrebbe voluto dire abbandonare quell'idea che lo aveva accompagnato fin dalla nascita di essere un maledetto. Dio ce l'ha con me, mi hanno sempre insegnato così, cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Gesù gli chiede a lui e chiede a noi: vuoi guarire? Dicendo una cosa semplice che poi con la storia anche noi abbiamo scoperto, anche la psicanalisi ha scoperto, che nessuno può guarire se non vuole veramente guarire, che nessuno può rinascere se veramente non è convinto, attraverso una fatica, a cambiare. Questo forse è quello che un po' ci spaventa. E infatti il paralitico dice: ma non c'è nessuno che mi butta in acqua, la colpa è sempre di qualcun altro. E Gesù lo guarisce. E lui se ne va portandosi dietro il lettuccio, non l'abbandona perché è comunque una parte della sua vita. Non c'è che un modo per superare il dolore: non affezionarsi al dolore, non amarlo. Pensare, provare e capire che Dio, attraverso dei percorsi a volte faticosi, non ditelo a lui che è morto in croce, dimostra qualcosa. E che cosa dimostra? Che cosa scopre questo paralitico che non poteva nemmeno entrare nel tempio, perché tutti dicevano che Dio ce l'aveva con lui? Ha scoperto una cosa che forse è il cuore, la radice della letizia, dell'essere cristiani, appartenenti a Cristo. Ci siamo scoperti amati. Siamo amati. Sappiatevi amati, a prescindere. So che qualcuno di voi dice: io mi amo allora perché la mia vita va tutta storta. Ma dove c'è scritto che una vita storta è una vita non amata? A volte diciamo, come forse abbiamo pensato ascoltando il brano appunto del paralitico, vabbè, nella vita basta la salute, sicuri? Beh, certo, se c'è la salute è meglio, ma a me non basta la salute, io voglio la salvezza. A me non basta la salute. Io come voi conosco giovani pieni di salute, belli come delle divinità greche, che tutti i sabati sera, stasera saranno in giro a ubriacarsi fino a stanotte, vero? E conosco altresì persone invece che sono segnate dalla sofferenza e dalla malattia sin dalla loro nascita, che misteriosamente hanno raggiunto un punto di equilibrio per cui ogni volta che li incontro mi sembra di entrare in una cattedrale, vero? No, non mi basta la salute, io voglio la salvezza. Poi se c'è la salute, meglio. Allora la salute dentro, la salute dell'anima, la mia fioritura parte da una constatazione, da una scoperta. Mi sono scoperto amato. Il cristianesimo è questo: sei amato. E poiché presumo la stragrande maggioranza fra voi siete cattolici, devo aggiungere un dettaglio. Perché chissà perché abbiamo in testa l'idea: sono amato se me lo merito. Che è una cosa che mi diciamo ai figli per farli stare bravi, no? Se fai così papà non è contento di te. No, Dio invece è sempre contento di me, perché Dio non può che amare.
perché mi vede già finito, mi vede già il capolavoro che io stesso non vedo di essere. E allora mi invita, come diceva bene la prima testimonianza, a cercare il tesoro nascosto nel campo. Dio mi ama a prescindere e io, scoprendomi amato, divento capace di fare cose incredibili. Troppo spesso abbiamo ridotto l'amore cristiano a uno sforzo, ma nessuno sforzo può andare in quella direzione. Come fai a sforzarti di amare qualcuno? Ma dai. Gesù allora ce lo dice durante l'ultima cena del Vangelo di Giovanni, dopo la lavata dei piedi: amatevi gli uni gli altri, poiché siete stati amati. Io sono in grado di amare per eccedenza, per tracimazione. Frequentando il Signore, il mio cuore si è riempito d'amore e divento addirittura capace di amare chi non sopporto. Non dico perdonare i nemici, ma salutare gli antipatici almeno sì. Il nostro mondo muore d'amore perché non sappiamo dove andare, perché abbiamo ridotto il cristianesimo a una morale, peraltro piuttosto noiosa e difficile, invece che la scoperta strabiliante della possibilità di imparare ad amare. E Gesù continua dicendo: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi c'è l'amore, che è quello che io sperimento quando mi innamoro, che sperimento con mio figlio, che sperimento quando faccio una cosa che mi piace. C'è l'amore più grande. Cosa differenzia questi due? Lo dice Gesù: uno dà la vita, l'altro no. Perché è vero, a volte nel nostro modo di amare è un po' mortifero. Se mi ami devi, da te mai non me la sarei aspettata questa cosa. Gesù invece si è insegnato ad amare liberamente, senza condizioni. Scoprendomi amato, scelgo di amare come posso. Frequentando il Signore, scopro che il mio cuore è sfilato, un po' come le mamme preoccupate della nascita del secondo genito, che dicono: chissà se avrò amore abbastanza. E poi scoprono che quando nasce un secondo figlio l'amore si moltiplica, così come un terzo e così via. La gioia cristiana è una tristezza superata e nasce dalla consapevolezza che questa è la nostra caccia al tesoro, che la vita ci pone davanti alla notizia straordinaria, che non sono frutto del caso, non sono frutto di una notte d'amore dei miei genitori, magari neanche troppo romantica, ma che sono pensato da sempre e che ho un ruolo, se voglio, in questo grande progetto di Dio: fare la mia parte, amando come Lui mi ha amato, dell'amore con cui mi sono scoperto amato. Saziaci al mattino con la tua grazia, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Lodate il Signore Dio del cielo, lodate il Signore della terra, benedite angeli, esaltatelo nei secoli, ed ogni creatura sia.
Sinceramente mi sono un po' stupita quando sono stata invitata qui a parlare un po' a voi, perché io non ho niente di speciale. Sono una donna, sono una mamma, sono una nonna da un anno e la mia vita è semplice. Non sono un teologo, non sono qualcuno, una scrittrice famosa, non sono niente, sono questo. Ma nel mio cuore sì, c'è la gloria di Gesù. C'è la gioia di avervi incontrato, la gioia di darlo agli altri. È una gioia così grande che non me la posso tenere per me. Tant'è vero che nel mio piccolo sono catechista, faccio la mia parte in chiesa, quello che riesco a fare, con semplicità, perché se il messaggio ti tocca il cuore, tenere questo tesoro così grande solo nascosto, a un certo punto devi tirarlo fuori. Ecco, la mia testimonianza è questa, di un sorriso quando entro in chiesa e vedo arrivare i bambini, di un sorriso alla persona anziana che entra e che nessuno saluta, una voglia di comunicare così, con semplicità, che anche tra di noi bene. Io faccio un lavoro un po' particolare, sono poliziotta e il mio lavoro mi porta a vedere la parte più brutta di quello che è il genere umano, persone che si drogano, persone che stanno bene di salute, certo, ma poi buttano via tutto al vento, andando a ubriacarsi, andando a sbattere con le macchine perché ubriaco, perché cosa. Persone che muoiono da sole e che ci accorgiamo che sono morte solo perché danno fastidio, perché puzzano. Ecco, questa è la cosa più brutta che ci possa essere. E allora, quando mi capitano queste cose, e poi quando sento le lamentele, e anche Don Gabriele lo sa perché faccio parte del gruppo di catechisti della diocesi, insomma, lamentele, quante lamentele, ma le chiese sono vuote, ma non viene mai nessuno, ma noi facciamo catechismo e i bambini non vengono, ma perché? Ma perché non c'è un sorriso? Ma perché non c'è a volte la consapevolezza che quel testimone che è stato dato agli apostoli, ora ce l'abbiamo in mano noi e non possiamo far finta di niente. Non possiamo tenere questa grande gioia nascosta e far finta che non ci sia. Dobbiamo avere il coraggio di dare agli altri con un sorriso, con una parola buona, con l'accogliere quello che sta accanto a noi e che può passarci vicino senza che lo guardiamo, se non stiamo attenti a chi c'è
in sé è una tristezza superata, e non c'è che un modo per abbandonare la tristezza, non amarla, abbandonato in fretta al sepolcro. Ed è interessante come, meditando poi i Vangeli della risurrezione, dell'apparizione del risorto, c'è proprio una sorta di manuale. Provate a pensarci, tanto ce li ricordiamo più o meno, no? Non sono molti gli episodi in cui Gesù appare risorto e la situazione è sempre la solita, una situazione di partenza di grande tristezza, di sofferenza. Poi succede qualcosa e Gesù viene riconosciuto. Proviamo a pensare ad esempio nel racconto di Giovanni, quando Maria Maddalena va, trova che il sepolcro è vuoto e non c'è nessuno. Allora corre subito nel cenacolo dove sono radunati spaventatissimi gli apostoli e dice non c'è più. E loro vanno, corrono. È interessante che Giovanni dice che corre Pietro e il discepolo che Gesù amava. Potremmo discutere, ma tradizionalmente viene un po' identificato in Giovanni, il discepolo che Gesù amava, che è più giovane e quindi arriva prima, però si ferma e aspetta Pietro. Qualcuno fa notare come Pietro e Giovanni sono sempre stati all'interno della comunità i due volti della comunità. Giovanni è il creativo, Giovanni è lo spirituale, Giovanni è quello legato all'effusione dello spirito, all'innamoramento, alla creatività. Pietro invece è quello più organizzato, quello che poi dovrà, come dire, badare alla comunità. Potremmo dire carisma e magistero da un certo punto di vista, che sono sempre i due aspetti di ogni comunità cristiana nella storia della Chiesa: la bellezza, l'innamoramento, la creatività, ma anche l'organizzazione, il ministero, chi fa che cosa. È ben interessante perché l'amore arriva prima, certo, ma aspetta Pietro e lo lascia entrare per primo, e Pietro vede dei segni, così come li vede Giovanni: il lenzuolo, la sindone piegata, l'asciugamano che era sul volto di Gesù, e poi le bende. Nel racconto di Giovanni qualcuno vede un riferimento come se tutto questo si fosse afflosciato, non fosse stato tolto per portare via il corpo, cioè una specie di riferimento a quello che è capitato alla risurrezione. Ma quello che conta è che Giovanni vide e credette. Cosa vede? Niente, non vede un corpo, non vede un risorto. Ma subito dopo, quando loro tornano a dire agli altri, Maria è lì che piange, è disperata. Gesù risorto si avvicina ma non lo riconosce. Così accadrà con i discepoli di Emmaus, così accadrà della pesca miracolosa sul lago di Tiberiade. Quante volte Gesù cammina accanto a noi e noi ce ne accorgiamo per niente, perché siamo talmente chiusi su noi stessi, la nostra paura, il nostro dolore addirittura. Cioè, Dio, dove sei? Dove sei? Sono qui. No, tu zitto. Dove sei? Dove sei? Sono qui. Lei piange disperata e chiede a questo che pensa essere il giardiniere: dove lo hai messo? E non c'è niente da fare, non si rinsavisce, finché Gesù fa una cosa straordinaria: la chiama per nome, Maria. Il nome in Israele non è la carta d'identità, sono le generalità, è ciò che tu sei dentro. Maria, che si era sentita amata e chiamata quando era stata liberata da 7 spiriti, come ci riporta Luca al capitolo 19, lei che era diventata uno dei punti di riferimento. Sapete che Maria Maddalena, lei viene da un posto che si chiama Migdal. Migdal in ebraico vuol dire la torre, perché c'era una torre di avvistamento in questa preziosa, famosa e ricca città di pescatori e di lavoranti del pesce. Pensate che il pesce secco di Migdal si vendeva in Spagna all'epoca romana. Ebbene, lei, chiamata la Maddalena, potremmo dire la torreggiante, la turbita, quella che emerge dalle altre, un punto di riferimento femminile per la prima comunità cristiana. E lei si sente chiamata per nome e lo riconosce, Rabbi. Pensate ai discepoli di Emmaus, che si stanno allontanando da Gerusalemme, hanno paura come tutti. E mentre sono per strada, Gesù in persona si avvicina e parla con loro, e questi sono talmente tristi che non soltanto non si accorgono che è lui, ma fanno pure gli offesi. Quando questo straniero viandante dice: di cosa si parla qua? E questi si fermano, scrive Luca col volto triste al capitolo 24. Ma da dove vieni? Ma da dove vieni? Ma non sai cosa è successo? Che cosa? Gesù sta parlando della sua morte, e questi cominciano a raccontare di come c'era Gesù di Nazareth,
profeti, parole, opere che fece qua, là, su e giù, di come era stato, bla bla bla, e dicono la frase più triste dell'intero Vangelo: noi speravamo che fosse lui, noi speravamo. La speranza è un verbo del futuro declinato al passato, cosa c'è di peggio? E lì Gesù, mia famiglia, dice: siete proprio due idioti. Anzi, in greco c'è scritto con molta leggerezza: bradicardici, tardi di cuore, lenti, decoccio. E comincia a raccontare nelle scritture tutto ciò che si riferiva a lui, il segno delle scritture. Poi si ferma, anzi, loro si fermano, lui fa per andare avanti, resta con noi, lui si ferma, spezza il pane, lo riconoscono. E finalmente dicono: non ci bruciava forse il cuore? Allora tornano indietro, pieni di gioia, finalmente tornano a Gerusalemme che avevano abbandonato, e lì raccontano agli altri quello che hanno visto. E mentre raccontano del loro incontro con il risorto appare. Ebbene, tutti questi e gli altri segni che vedremo dopo hanno qualcosa in comune. Avete notato? Un momento di tristezza, un gesto, la gioia. Il gesto, le bende per Pietro e Giovanni, la parola pronunciata per Maria Maddalena, la parola spiegata, il pane spezzato, fa ricordare la volta dell'Eucaristia per i discepoli di Emmaus, e addirittura il loro racconto quando noi parliamo del risorto. Il risorto appare nel cuore di coloro a cui ci stiamo rivolgendo. La gioia cristiana la possiamo trovare solo avendo il coraggio di abbandonare la tristezza per scoprire i segni della presenza del risorto nella nostra vita. Segni che a volte sono un'assenza delle bende senza un corpo, a volte sono un nome pronunciato, un fare memoria di quando abbiamo incontrato il Maestro, a volte qualcuno che ci spiega la parola o spezza il pane per noi, a volte qualcuno che ci racconta di lui. La gioia del cuore è vita per l'uomo, allegria di l'uomo è lunga vita. E l'amore e la gioia tornerà.
chiamo Luca. Ho passato gran parte della mia vita a sentirmi dire che bello che sei quando sei così allegro, felice, gioviale. Sì, vero, questo era quello che esternamente si vedeva, internamente c'era una forte tristezza. E tutto questo perché il mio ottimismo si scontrava con quella che era poi la verità del Signore, quello che lui voleva, che io trovassi, cercassi o accettassi. Quindi un'accettazione personale di quello che ero, quindi sentirmi amato da Gesù, da Dio, ha portato a vedere le cose in un'altra maniera, in una gioia pura, diciamo così. E allora anche quello che sorride non è più falso, ma è un po' lo specchio dell'anima, sono gli occhi a volte. E ho realizzato anche che ci vuole una forte dose di coraggio, inteso come cuore, nell'affrontare tutti i giorni quello che la vita ci mette davanti. E quindi anche nel dolore, nella tristezza, riuscire comunque a sorridere. Usciamo un attimino anche dagli stereotipi del nostro quotidiano, che per forza di cose, quelle che noi ritorniamo normali non possono donarci niente. Io incontro tutti i giorni sulla strada da Biella a Chiavazza e dintorni una persona fantastica. Non conosco il nome, non so niente di questa storia. È una persona che tutti i giorni, camminando, canta, balla e sorride. Con la pioggia, la neve, il sole, il vento. Questo è un incontro che nei giorni in cui io mi sveglio un attimino un po' più rattristato, una notizia brutta, un momento, una giornata storta, capita tutto, siamo mai, benissimo. Quel sorriso mi cambia la vita, mi cambia la giornata. Quindi cerchiamo di cambiare anche noi la giornata di quelli che incontriamo con gioia. Osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Discepoli di Emmaus fra di loro commentano: davvero
il Signore risorto ed è apparso a Pietro. Boh, come Pietro? Non c'è nessuna apparizione a Pietro. Perché nessuno ne parla? Io lo so, non è andata benissimo. Allora è interessante perché c'è un altro che quella sera non c'era, Tommaso. E quando arriva loro gli dicono: abbiamo visto il Signore, con grande entusiasmo. E Giovanni, scusate, e Tommaso è un muro di pietra, dice: ma cosa state dicendo? Molto spesso purtroppo è diventato un po' l'emblema di chi non crede, ma non è così. Tommaso, quando sono a Efraim, Giovanni al capitolo 11, che vengono a sapere di Lazzaro e Gesù decide di andare a Betania, e dicono: ma come, siamo appena scappati da Gerusalemme che ti vogliono ammazzare, torniamo. E lui dice: Tommaso, andiamo a morire con lui. Mi sembra uno di poca fede. No, io penso che Tommaso ci abbia creduto troppo a Gesù. Tommaso non crede negli altri, negli apostoli, nei discepoli, nelle discepoli. Dice: voi mi raccontate questo. Tommaso è il primo di una lunghissima serie di uomini e donne che sono stati scandalizzati dalla nostra mancanza di fede, e non crede, ma rimane. Non se ne va via, non fa un'altra chiesa, non sbatte la porta, e fa bene, perché il Signore ritorna esattamente per lui dopo 8 giorni. Arriva, è venuto apposta per lui, e dice: Tommaso, guarda. Molto spesso è stato interpretato quel mostrare le piaghe come una sorta di riprovero, che Tommaso viene qui disgraziato, guarda un po' come sono ridotto. No, non è così. Io credo che Gesù abbia voluto dire a Tommaso: Tommaso, so che hai molto sofferto, guarda, anch'io ho sofferto. E Tommaso si scioglie, il primo di tutti a riconoscere Gesù, Dio, mio Signore, mio Dio. Altro che poca fede. È incredibile, perché Tommaso, il segno per Tommaso è la sofferenza, una sofferenza condivisa che lo porta a spalancarsi alla gioia. Infine, l'ultimo racconto bellissimo, Giovanni al capitolo 21, quando Pietro appare come colui che di tutti non si è ancora convertito alla gioia. E noi lo sappiamo perché, è troppo forte dentro di lui il senso di colpa per quello che è successo. E anche lì Gesù lo aspetta. Ed è bello Pietro che dice: io vado a pescare. E alcuni dicono: dai, veniamo con te. L'ultima volta che avevano pescato era stato 3 anni prima, pensate un po'. E ora si ritrovano lì. Ma non pescano niente. Avete presente come quando va tutto storto e succede ancora qualcosa? Come dice Woody Allen, quando tocca il fondo comincia a scavare. Tornano sulla riva, c'è un clima greve. Nessuno osa, hanno cercato di tirare un po' su Simone, ma Simone è sotto zero, sotto terra. E lì c'è questo signore, Polumarella, che guarda i cantieri, che si avvicina: pescato niente, immaginate. No, niente. Mentre stanno riassettando le reti. E questo sconosciuto dice: prendete il largo, gettate le reti. Io me la vedo la scena, l'ho vista 1000 volte, proprio su quella spiaggia che la memoria cristiana ha conservato, sul lago di Tiberiade. Pietro che guarda Andrea, Andrea che guarda Natanaele, Natanaele che guarda Tommaso. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Taccio. Il cuore in tumulto, salgono sulla barca, prendono il largo, pesca. Una pesca enorme, miracolosa. Giovanni grida: è il Signore. Pietro non capisce più niente, si riveste, si butta in acqua. Arrivano a riva e lui sta di nuovo cucinando. E conclude Giovanni: nessuno aveva il coraggio di chiedergli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Il Signore ci raggiunge sempre. La gioia cristiana è una tristezza superata. Può venire addirittura, come succede a Tommaso, nella consapevolezza di una sofferenza condivisa. Oppure come per Pietro, il Signore che ci aspetta alla fine di ogni notte, qualunque essa sia, e ci invita a riprendere il largo per fare una pesca abbondante. Oh,
che Gesù risorto ha fatto per aiutare i suoi e noi a convertirci alla gioia manca proprio lei. Ed è interessante perché la tradizione cristiana a lungo ha riflettuto su questo, ponendo una qualche apparizione privata, o dicendo che Maria in fondo non ne aveva bisogno, perché c'era e ci sarà poi quando nel cenacolo si invocherà il dono dello Spirito che scenderà con abbondanza e farà di questi papi di apostoli dei fenomeni, degli incendiati, degli innamorati, che diranno a tutti le grandi opere di Dio, al punto da arrivare da noi qui oggi, dopo 2000 anni, la grande notizia di un Dio che ti ama, che è risorto e che ti vuole portare alla gioia, un Dio felice che ti vuole felice. Eppure è interessante perché troviamo anche per Maria, la piccola adolescente che ha detto di sì a Dio, grazie al suo sì noi siamo qui stasera, lei che ha creduto nel Dio dell'impossibile, come le farà notare la sua più attempata cugina Elisabetta. Ebbene, proprio da Elisabetta queste due donne travolte dal mistero e dalla grazia si metteranno a ballare, a danzare, intessendo questo canto fatto di citazioni bibliche in cui Maria, che pure non avrà una vita molto semplice, eppure loda, magnifica il Signore per tutto quello che sta per fare al popolo di Israele attraverso di lei. Allora vogliamo concludere questa nostra serata cantando a Maria, l'ultimo canto di questo nostro bel percorso, e che davvero attraverso la musica, le testimonianze, la parola, possiamo in questa vigilia, in questa festa del Corpus Domini, davvero maturare dentro di noi il desiderio profondo di una gioia che rimane, che è una tristezza superata. Maria ci insegni a fare questo percorso, Maria ci insegni a danzare nella polvere, lodando Dio per quello che vuole fare in noi, perché ha fatto grandi cose in lei e vuole fare grandi cose in noi se lo lasciamo fare. Senza il tuo spirito che abita in noi, Signore, cosa saremmo? Tu ci ami e ci vuoi insieme a te creatori di fiducia e di gioia, affinché su tutta la terra il più fragile non sia dimenticato. Donaci lo spirito delle beatitudini, la misericordia, la semplicità, la pace.